In una città che racconta una storia di passione, di arte e comunità, Banca di Pesaro è un punto d'incontro. La cultura unisce e ci fa crescere insieme. Per questo Banca di Pesaro si impegna a sostenere la capitale italiana della cultura 2024, poiché una comunità che vive di cultura è sinonimo di un futuro brillante. Dal 1973 progettiamo e realizziamo macchine e linee complete di confezionamento. Da oltre 50 anni, flessibilità, cura del cliente, passione e innovazione. OMAG è il lavoro di squadra. Come in una famiglia, condividiamo il talento e l'esperienza. Da Gradara e in tutto il mondo troviamo soluzioni innovative per il packaging del futuro. Perché il futuro è il nostro tempo. Confartigianato si prepara a festeggiare la terza edizione della Giornata della Cultura Artigiana in occasione di San Giuseppe Artigiano. L'evento, che si terrà a Pesaro per la Capitale Italiana della Cultura 2024, è in programma il 19 marzo al Teatro Rossini. Il tema dell'evento, che vedrà ospiti e influencer di fama nazionale e non solo, sarà quello dell'intelligenza artigiana, valore per l'Italia, che osserverà con occhi esperti il mondo dell'intelligenza artificiale in relazione a quello dell'artigianato. È un onore ospitare a Pesaro l'evento nazionale del valore artigiano o dell'intelligenza artigiana. Ormai da alcuni anni la Confederazione Nazionale di Confartigianato organizza in occasione della Capitale della Cultura un evento e quest'anno capita a Pesaro e per noi è veramente un grande onore ospitare questo evento, un evento che parlerà dell'etica dell'intelligenza artificiale, del valore delle imprese artigiane che potranno e come potranno gestire lo strumento per far sì che il valore dell'uomo, il valore del creare possa non essere superato dallo strumento. Quindi avremo dei relatori di assoluto valore che potranno comunque illuminarci e darci e fornirci quelle che sono le linee guida per gestire il cambiamento, un cambiamento sempre molto complesso ma che tutti insieme potremo cercare di gestire e superare per un miglioramento del nostro paese, del nostro territorio. Noi dobbiamo, proprio come compito, come Confartigianato, quello di cercare di mettere più strumenti a disposizione dei nostri imprenditori per offrire opportunità. Un cambiamento sicuramente dà un valore culturale e bisogna quindi approfondirlo e studiarlo e comprenderlo in tutte le sue dinamiche. Per questo l'evento del 19 di marzo, che vede già il sold out a Pesaro, quindi la città di Pesaro, ma tutte le Marche hanno comunque colto con grande soddisfazione questo evento, a noi fa veramente piacere. E sarà il primo, perché organizzeremo tante altre iniziative a partire da aprile, in cui metteremo al centro proprio gli strumenti dell'intelligenza artificiale. Per noi è un onore partecipare e avere un evento nazionale sul nostro territorio sul quale, come Confartigianato Ancona Pesaro Urbino, stiamo puntando tantissimo dalla realizzazione della nuova sede con l'inaugurazione, essere partner della città Pesaro Capitale della Cultura 2024, dall'aver preso parte a tutte le iniziative e essere partner anche della biosfera, dell'inaugurazione della biosfera. E quindi questo sancisce un po' anche con l'obiettivo che abbiamo come Confartigianato Ancona Pesaro Urbino di essere sempre più in rete, fare sempre più rete con le imprese, le famiglie, quindi le persone e soprattutto gli enti sul territorio.
è un'emozione per noi, è molto importante averlo sul territorio questo evento perché, come dicevamo, sancisce un legame che un evento di questo genere ha con i nostri imprenditori sul nostro territorio, ecco, e rappresentarli anche su questo lato, su questo aspetto. La nostra confederazione ha scelto la capitale italiana della cultura 2024 proprio per sottolineare che noi imprenditori artigiani siamo la cultura produttiva made in Italy, perché siamo profondamente radicati nelle nostre comunità, ma contemporaneamente conquistiamo il mondo con l'eccellenza dei nostri prodotti, perché esprimiamo talento, competenze e saperi antichi che rappresentano la biodiversità dei territori italiani, perché siamo sempre pronti a rinnovarci e ad innovare per affrontare le trasformazioni della nostra epoca e per essere attori delle transizioni green e digitale. E Confartigianato è il motore che guida gli artigiani e i piccoli imprenditori nel futuro. Il 19 marzo sarà l'occasione per ribadire che in questi tempi di grande incertezza c'è bisogno di cultura artigiana per ricostruire un modello di sviluppo economico e sociale sostenibile e a misura d'uomo. In una città che racconta una storia di passione, di arte e comunità, Banca di Pesaro è un punto d'incontro. La cultura unisce e ci fa crescere insieme. Per questo Banca di Pesaro si impegna a sostenere la capitale italiana della cultura 2024, poiché una comunità che vive di cultura è sinonimo di un futuro brillante. Dal 1973 progettiamo e realizziamo macchine e linee complete di confezionamento. Da oltre 50 anni, flessibilità, cura del cliente, passione e innovazione. OMAG è il lavoro di squadra. Come in una famiglia, condividiamo il talento e l'esperienza. Da Gradara e in tutto il mondo troviamo soluzioni innovative per il packaging del futuro. Perché il futuro è il nostro tempo.